Monza, notte bianca del liceo Zucchi. Seguiamo Veronica Talassi e il suo laboratorio teatrale. Sono Veronica Talassi, e mi occupo di teatro da tantissimi anni, in qualità di attrice, autrice, regista e soprattutto docente di recitazione. Poi ho insegnato all'Accademia della Scala di Milano, all'Accademia Musicale, sono stata una delle prime docenti di teatro d'Italia, credo, nelle scuole. Qui abbiamo la crema proprio del laboratorio di teatro. Stasera presentiamo delle scene dello spettacolo dell'anno scorso. Zucchi in scena. Faremo delle scene dello spettacolo dell'anno scorso, cioè Racconti d'inverno di Shakespeare. Improvvisare okay. Vuol dire anche essere proprio capaci di cogliere, si dice problem solving. Lei è la professoressa Cristina Catalano, sì, buona. Proprio colonna portante del nostro laboratorio, perché è la referente dei progetti teatrali. Sì, responsabile, credo. Praticamente da quando dall'inizio, c'è il laboratorio. E da 20 anni con noi. Sì. Scaldi con te, guarda. Adesso andiamo allo spettacolo. Veronica. È bollente, per Veronica. Avevo il caffè bollente, Dio. Pronta per il spettacolo? Siamo nati pronti. Nati pronti. Grazie di essere qui con noi in questa splendida serata. Avis è l'associazione di donatori di sangue che è presente su tutto il territorio italiano. Abbiamo già lavorato con Veronica per altri spettacoli. A teatro il protagonista, soprattutto nel laboratorio teatrale, non è colui che ha la parte principale o che ha il maggior numero di battute. Protagonista è colui che riesce a lavorare con tutti gli altri dando il meglio di sé. Quanto è sciocca l'onestà, la fiducia ancor più allocca, ve lo dico in verità, con l'astuzia e con l'inganno il briccone vincerà, così tutti poi sapranno quanto è sciocca l'onestà. Né di giorno né di notte alcun riposo. È mera debolezza prendersela così. Solo debolezza. Se non fosse che ancora in vita la causa o parte della causa, l'adultero. Temete per la sua ira tirannica piuttosto che per la vita della regina. Un'anima gentile, innocente, più monda di colpa di quant'egli sia geloso. Fuori una malefica virago, fuori dalla porta questa intrigante ruffiana, non volete metterla fuori? Rendile la bastarda, vecchio idiota che non sei altro, che ti lasci cacciare e beccar di nido dalla tua chioccia, rendile la bastarda, ti dico, alla tua arpia. Oh, tagliate l'acci del mio corsetto, il mio cuore nel romperli si schianterà. Quali raffinati tormenti tiranno hai per me? Morta. Morta la mia diletta. Buonasera,
signore e signori, benvenuti, benvenuti a questa nuova apertura del nuovo museo di Monza. Abbiamo qui la novella statua greca appena ritrovata nella lontana e antica Grecia. Cosa ne pensa di questa mirabile statua? Nel mezzo del cammin della nostra vita mi ritrovai in una selva oscura, che la dritta via era smarrita. Ecco, la signorina probabilmente ha perso la strada venendo qui. La donzelletta viene dalla campagna in sul calare del sole. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Vede, è facile vivere con gli occhi chiusi fraintendendo tutto ciò che si vede. Che è difficilmente interpretabile questa statua. D'in sulla vetta della torre antica, passero solitario alla campagna. Non solo hai pensato, più deserti campi vo misurando a passi tardi e lenti, ma lei cosa capisce? Bene, è tutto, è tutto. È un accessorio di scena. Gli accessori di scena sono molto molto importanti. Un personaggio senza il suo oggetto è un personaggio a metà. Apparve qui davanti fu inganno e che sognaste tutti quanti. È terminato il nostro spettacolo e il sogno fatato. E se non vi è dispiaciuto, avanti, siate umani. Ringraziamo il dio del canto con il lesto battimento.